Il Roa continua a provare a impostare, ma fa molta fatica. Un contrasto in mezzo al campo che fa ripartire Marco Riva, un tiro ed è gol per l'Amor. No, l'arbitro fischia fallo. No, per carica sul portiere, ma sinceramente non sembrava. Il portiere si è aggrappato a Alessandro Spoldi, l'attaccante, e si è buttato a terra. Scelta quanto discutibile per l'Amor, potevamo essere 1-0 per la squadra di casa. Baronchelli il capitano, ma Borghi intercetta e può ripartire Marco Riva. Sul numero 2, Marco Riva davanti al portiere, da solo! Palla per Roberto Borghi in mezzo, tiro ed è gol! Grande azione di Marco Riva, che d'esperienza di spalla sbilancia il numero 2, Novello. Può stare, verticalizza per Spoldi che con un tacco però sbaglia. Marazzini recupera contropiede del numero 7 Silvano. Gol. Sbaglia, recupera il portiere Riva Gabriele, ricordiamo. Mamma mia che gol di Silvano. Con uno Riva fa fatica, è da pressare il portiere perché fa fatica, ma Buongiorno recupera per Andrea Brenna ed è il gol di Andrea Brenna, il numero 10 della squadra di casa. Baronchelli per Silvano, steso da Edoardo Melosi al limite dell'area, si prende il fallo. Silvano sicuramente il migliore in campo dei suoi, torno a ripeterlo, sta creando tantissimi problemi alla squadra di casa, fanno molta fatica a marcarlo, molta fatica. Punizione dal limite, chi la batterà non si capisce bene, forse ci sarà uno schema o forse Silvano si incarica direttamente lui della battuta. La barriera forse è posizionata male. Silvano è lì per la battuta, Silvano proverà la battuta, bravissimo Romano. Impossibile prendere un gol del genere, impossibile. L'aveva presa il portiere sulla lui battuta, il numero 2 Novello, in sacca rete dopo che c'erano 4 uomini quasi sulla linea di porta. A un momento il Roa si porta sul 4-2. L'Amor può ripartire con Buongiorno per Melosi. Ancora Buongiorno, tiro di Buongiorno ed è il gol. Paperata del portiere ospite. Sempre la battuta a Buongiorno, il numero 6. Gira dietro per Suzzi ed è il gol di Giorgio Suzzi. Grande gol, ragazzi, del numero 13. Marazzini, Buongiorno gira per il numero 10 Grieco. Ma Marazzini, rigore per il Roa, espulsione del numero 5 Edoardo Melosi. Novello pronto alla battuta. L'arbitro controlla che i giocatori siano fuori dall'area. L'arbitro è pronto a fischiare. Il numero 2 Novello appunto si incarica della battuta. Sembra molto deciso. L'arbitro fischia. Novello. Il tiro. Gol per il Roa. 4-4. No, così! Silvano! Fallo di Marco Riva. Ha fatto benissimo il numero 8, altrimenti sarebbe stato gol quello, probabilmente. Torno a ripetere che Novello ha seminato il panico in questo secondo tempo nella difesa avversaria. Adesso tiro libero però per gli ospiti ed è pericolosissimo. Baronchelli alla battuta, Romano. Romano subisce il gol del 5-4 per il Roa. Ma Riva Gabriele controlla, portiere della squadra avversaria, Baronchelli su Marco Riva che subisce però l'arbitro sbaglia completamente il fischio. Era al contrario il fallo e l'arbitro dà fallo a favore del Roa e regala un tiro libero al Roa di fatto.
Incomprensibile questo fallo. Nessuno l'ha capito. Adesso Silvano alla battuta contro Romano. Ed è il gol. Ed è il gol che regala il 6-4 su una svista arbitrale. Siamo a 44-45 secondi che mancano, 6-4 per gli ospiti. Marco Riva prova a impostare, è sfinito. Ha corso tantissimo. Ed ecco per Borghi, che fa carica sul portiere che è semplicemente saltato. L'arbitro deve spiegare perché ha fischiato il fallo. Ma vabbè. Altro tiro libero per gli ospiti. Evidentemente all'arbitro magari gli piace regalare i gol agli avversari. Comunque Silvano la battuta. Romano para, bravo a parare. Cambio rimessa però. Dovrebbe trovare subito il pareggio con un tiro dalla distanza. Riva prova a farsi spazio adesso per Pedrani. Pedrani sbaglia, Novello recupera. Borghi però recupera a sua volta. Ed ecco Brenna, 21 secondi. Brenna, l'arbitro non fischia. L'arbitro continua a fischiare a favore degli avversari. Non capiamo cosa stia facendo l'arbitro. Cosa stia facendo l'arbitro non si capisce veramente. Altro tiro libero per gli avversari. Vabbè. Adesso Baronchelli alla battuta. Altro tiro libero, Romano contro Baronchelli. Di nuovo Baronchelli. Grandissimo tiro all'incrocio dei pali. Romano non può farci nulla. 7-4 per gli ospiti. A 16 secondi dalla fine. Si trovano a battere ancora i ragazzi di Mister Ivan Colombo. Marco Riva prova a tirare, ma praticamente inutile. Pedrali gira per Riva, gira per Brenna che sbaglia il passaggio da solo. Silvano, che fallo su Silvano, non fischiato giustamente, tanto ormai la partita è finita. Partita è finita e l'arbitro espelle il numero 4 del Ro. Ma a 3 decimi di secondo dalla fine. Un po' protagonista quest'arbitro qua negli ultimi 5 minuti, però fallo per Lamora, adesso inutile. Cioè, mandare fuori un ragazzo a 3 decimi di secondo dalla fine, lo so solo quell'arbitro lì cosa ha visto, vabbè. Comunque punizione di Brenna alla fine, fischia alla fine. La partita si chiude su 7-4 per gli avversari. 3 punti ottenuti da Roy, 0 per la squadra di casa. Sfortunati, Lama Sportiva, fischiati troppi, forse falli tiri liberi che hanno condizionato questa partita. L'arbitro fischia alla fine, si salutano i ragazzi, molta sportività, una partita con poca cattiveria nelle due squadre, quindi molto fair play comunque tra le due squadre. Però si chiusa appunto sulla vittoria per gli ospiti di 7-4.